Siamo in Alta Valtanaro, a Nucetto. Qui era stato scoperto fin dall'antichità un bacino di carbone, un bacino carbonifero. A Nucetto esistono ancora le testimonianze della miniera, l'ultima miniera nella quale si è effettuata l'estrazione del carbone. I guancioni ti ho inizi a venire, che onore che ti inizi a trovare. A me è dei 43. E beh, mi ero anche io indovina dei Ecco. 43. Invece mi cominciò a conoscere a Miniera Andrinta, cosa Ecco, era? che ti ho vinto come coppa. Capiva Badin, la Ora brocchia, la prova quando. di uccidere un pastore era censo. Una volta giustamente che cariamo aveva. Che blagher che al secolo. Ora fa tanto. C'ho da Pazienza. sé, campa da lo. A te ci trova da lì. Ora non serve mai sei. È una miniera molto antica, abbiamo documenti che già ci fanno vedere come il carbone qui fosse stato scoperto e utilizzato fin dal Settecento, ma diciamo che il primo vero interesse per questo bacino carbonifero che comprende essenzialmente il comune di Nucetto, Bagnasco, marginalmente Perlo e Battifollo, è iniziata con il periodo di dominazione francese a seguito della vittoria di Napoleone Bonaparte con la prima campagna d'Italia. La concessione della miniera viene data solo nel 1838. Le prime coltivazioni dell'Ottocento non richiedevano grandi opere di gallerie, in quanto il carbone affiorava in molti punti, per cui si era fatta una raccolta a cielo aperto. Ma certamente in questo carbone il Piemonte aveva posto molte aspettative. Si stava industrializzando il paese, si stavano facendo le ferrovie, c'era bisogno di grossa quantità di carbone. Questa era una buonissima lignite con poco tenore di zolfo. Fu invece molto utilizzato e molto sfruttato nei periodi delle guerre. Periodo della guerra del 15-18, parliamo del periodo della guerra, l'ultima guerra del 40-45, quando l'Italia era soggetta a sanzioni. In effetti, questa attività ha caratterizzato molto questo paese. Si parla di 250-300 operai che vi lavoravano. Ovviamente arrivavano anche dai paesi vicini, ma il tutto ha creato un indotto e un'attività ragguardevole per un piccolo paese di appena 700 abitanti. Sono Prato Giuseppe, del 1926, eravamo i sei fratelli, quattro sorelle e due maschi. E papà e mamma lavoravano in campagna. Verso 14-15 anni sono venuto a lavorare in miniera e ho lavorato 5-6 anni. Facevo il carrellista, portavamo via il materiale. E lì c'erano i minatori che facevano i buchi per le mine.